Buon pomeriggio a tutti i nostri amici ascoltatori e bentrovati dopo questa lunga pausa estiva su Radio Saiuz. Questo è Studio Aperto, come sempre con voi Antonella Intrenò, in attesa dell'arrivo di Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. Online perché avevo tolto l'audio a me per non dare fastidio, come al solito. Beh, Amici, questa amici. volta incomincio e mi ha acchiappato in castagno. Buonasera. Ben trovato Rosario, ben Grazie. trovato a Massimo Bonella, direttore di Pianeta OggiTV.net da Mestre. Ciao Massimo, ben trovato. Da Venezia, buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti, buon pomeriggio, ancora il sole è alto un po', insomma, ecco, quindi diciamo così, ci teniamo più possibile l'estate. Avremo il tempo di dire buonasera quando che è già buio da un pezzo. Quindi adesso buon pomeriggio. Come va Antonella dopo tanto tempo? Troppo tempo, troppo davvero. Purtroppo c'è stato qualche piccolo problema tecnico che ci ha impedito di tornare in diretta prima, ma insomma speriamo di aver risolto ogni inghippo. E devo dare assolutamente il benvenuto, perché per la prima puntata abbiamo desiderato la sua presenza, a Pier Giorgio Caria. Ciao Pier Giorgio, finalmente Ciao sei con noi. Antonella, un saluto a te, a Massimo, a Rosaria, a tutti i radioascoltatori. Grazie sempre per la tua disponibilità. Pier Giorgio Caria, ricordiamo, ricercatore internazionale, esperto in ufologia. Nel frattempo è arrivato anche Ugo. Ciao Pier Giorgio, Oh, bentornato. Ugo, carissimo, ciao, ciao. Passiamo subito la linea a Massimo Bonella perché hai gli ultimi aggiornamenti da darci, vero Massimo? Sì, come consuetudine, quindi prendiamo la linea da Venezia, sono le 18.32, qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV. Prima saluto naturalmente il carissimo amico, perché è proprio un amico, Pier Giorgio Caria, molto spesso intervistato anche su Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale televisivo. Dunque, iniziamo con le notizie. In primo piano, sospetta bomba alla stazione di Genova, vediamo di cosa si tratta. La squadra di artificieri è intervenuta per una sospetta bomba piazzata alla stazione Principe a Genova, segnalata da una telefonata anonima. Ha trovato una pentola a pressione. Per precauzione è stata interrotta la circolazione su uno dei due binari che collegano la stazione a San Piero d'Arena, decisa anche l'evacuazione del palazzo di via dei Fossolo. Nell'edificio abitano circa 40 persone. Per consentire le operazioni di disinnesco disattivati anche acqua, luce e gas, chiuse alla circolazione veicolare via dei Fassolo e via Bozzi. Ci spostiamo all'estero, in Grecia, Atene. Il nuovo governo greco guidato da Alexis Tsipras, la cui formazione è stata annunciata ieri, ha giurato al palazzo presidenziale di Atene. Si tratta di un esecutivo con poche novità rispetto al primo governo a guida Syriza. Confermato Euclid Tsakalotos al cruciale dicastero delle finanze. I leader degli indipendentisti greci, alleati di Syriza, Kamenos, è confermato come ministro della difesa. È l'unico ministro di Hanel, tutti gli altri sono di Syriza. Dunque, andiamo avanti con le altre notizie, ci spostiamo negli Stati Uniti. La Cina accelererà i suoi sforzi per costruire un'economia aperta e non arretrerà sul fronte delle riforme, lo afferma il presidente cinese Xi a Seattle, dove nel primo appuntamento della sua visita ufficiale negli USA partecipa a un incontro con i capitani di industria americani riuniti da Gates. Se mai ci dovesse essere una guerra tra USA e Cina, condurrebbe a un disastro globale. Per questo, spiega Xi, Pechino vuole migliorare le relazioni con l'America. Lavoriamo per più fiducia. Xi, che giovedì incontrerà Obama, ha rassicurato che la Cina, malgrado le accuse, non ha mai sostenuto gli attacchi di hacker. Ed ora,
veniamo, ritorniamo in Italia, andiamo in Puglia, un residence a 500 metri dal mare, formato da villette la cui pianta è a forma di svastica, fa scoppiare la polemica a Carovigno, in provincia di Brindisi. La questione è stata segnalata dal coordinatore cittadino di Rifondazione Uggenti, che ha chiesto al sindaco Brandi, a capo di una giunta di centrodestra, di effettuare verifiche sul progetto. Abbiamo scoperto lo sfregio architettonico in stile Terzo Reich sulla nostra costa grazie al sito globalist.it. Ora vogliamo capire cosa possa essere accaduto. Il progetto del villaggio in località Specchiolla risale agli anni 80 e la realizzazione a una decina di anni più tardi. Dunque, in conclusione, diamo un'occhiata alla homepage della nostra testata giornalistica in collaborazione con Radio Saiuc TV, pianetaoggitv.net, diretta dal sottoscritto. In primo piano ancora purtroppo un lutto, una giornalista colombiana uccisa, ancora lacrime in America Latina. Questo è un articolo dove viene spiegato il tutto, curato dal noto giornalista George Almendras. Poi abbiamo una esclusiva, l'intervista a Bashar al-Assad, grazie alla RT Russian Today, che è in collaborazione con Pandora TV. A sua volta, tramite quest'ultima, abbiamo potuto anche noi pubblicare questa importante intervista, questo importante speciale. Il presidente siriano ha risposto alle domande dei media russi sulla situazione in Siria, un'analisi a tutto tondo che parte dalla guerra in Iraq nel 2003, storicizza la nascita dell'ISIS e propone le soluzioni politiche e militari per sconfiggere le formazioni fondamentaliste. Andiamo più velocemente, abbiamo un altro speciale di Pandora TV. In 60 città italiane si è tenuta una marcia delle donne e degli uomini scalzi. Da Roma a Napoli, a Venezia, migliaia di persone si sono messe in cammino per solidarietà con i migranti, anche alla mostra del cinema di Venezia, per far sentire la voce di chi scappa dalle guerre. Poi ancora, stando sempre nello stesso tema, i migranti a Montepulciano, abbiamo un comunicato stampa, come sapete noi siamo presenti in quella zona, in Val di Chiana, Val d'Orcia, grazie appunto alla Teleidea di Chianciano, che mette in onda il nostro settimanale Pianeta Oggi Report. Poi abbiamo ancora un altro speciale di Pandora TV dal titolo Tutto l'11 settembre in 5 minuti. Ecco, ultimo ancora uno speciale di Telemare Gorizia, che anche con loro siamo in collaborazione, un'intervista al direttore di una nota radio molto importante che prende il nome di Radio Onde Furlane, che trasmette in lingua furlana. Dunque questo, poi vi segnalo anche un settimanale interessante, Pianeta Oggi Report, intervista allo storico Flavio Ciucani, intervista realizzata a Pordenone. 18:39 è tutto per quanto riguarda la parte informativa, le ultime news e rassegna stampa della homepage della nostra testata pianetaoggitv.net. Qui da Venezia quindi restituisco la linea a Bari per la conduzione di Spazio Aperto. A te Antonella Intranò, saluto anche il dottor Ugo Lombardi, naturalmente la regia centrale. Buonasera direttore. Ciao Ugo, e dunque noi ci sentiamo direttamente alle 22 con altre notizie della giornata per quanto riguarda la trasmissione di approfondimento Osservatorio Antimafia. Da Massimo Bonella quindi l'augurio di un buon lavoro a voi tutti. Grazie Massimo, e ci risentiamo più tardi appunto alle 22. Bene, introduciamo il nostro ospite Pier Giorgio Caria. Abbiamo desiderato invitarti questa sera, Pier Giorgio, perché da tempo tu sei in giro per l'Italia con le tue tante conferenze, i tuoi tanti incontri pubblici, e uno dei temi ricorrenti è quello della nostra correlazione tra il popolo terrestre, diciamo così, e i popoli dell'universo, noi e i popoli del cosmo, il titolo di una delle tante tue conferenze pubbliche. Quindi sarebbe interessante riuscire, anche se dubito che in un'ora si possa approfondire come di dovere l'argomento,
È interessante naturalmente capire la correlazione tra la nostra esistenza e quella con esseri, civiltà antichissime, molto più evolute della nostra. Ma prima di addentrarci in questo discorso, Pier Giorgio, vorrei chiederti se secondo te effettivamente l'essere umano, l'uomo, il terrestre, è consapevole della sua condizione ed è consapevole soprattutto della sua vera natura? Ma secondo me assolutamente no, Antonella, perché se avessimo, non dico una consapevolezza, ma un briciolo di consapevolezza di ciò che realmente siamo e di ciò che realmente è la funzione della nostra presenza su questo bellissimo pianeta che stiamo distruggendo inesorabilmente, non ci comporteremo in maniera così irrazionale e stupida come facciamo. Quindi l'uomo per me non ha assolutamente, soprattutto in questa epoca tanto buia, non ha assolutamente capito chi è, cioè vive in una maniera del tutto, come possiamo dire, non, quasi come uno zombie, vaga lungo l'arco di tutta la sua vita dietro obiettivi fasulli, dimenticandosi che muore, che c'è un traguardo che ci aspetta tutti, che è la morte, non programmando assolutamente nulla di reale di fronte a questo fatto ineluttabile, non avendo nessuna certezza in termini scientifici di che cosa sia la morte, oppure se dopo la morte ci sia vita o non ci sia vita, il che è un atteggiamento assolutamente idiota, perché una persona che non prende in considerazione un fatto così ineluttabile, certo, come la propria morte, sicuramente non è molto intelligente. Il che comporta poi un destino, diciamo, di grande delusione, perché se effettivamente dopo la vita terrena, dopo aver lasciato il corpo fisico, ci si ritrova più vivi di prima, con tutto il carico degli errori fatti, credo che dall'altra parte si stia molto poco bene. È un dato di fatto che comunque noi occidentali, quindi di religione cattolica, tutto facciamo tranne che osservare quello che Cristo ci ha lasciato. Viviamo una religione bigotta, superficiale, ipocrita, fatta solo di vuoti ritualismi senza nessuna sostanza. Con questo non sto dicendo che il rito della messa non sia un rito sacro e bellissimo, ma non è né sacro né bellissimo come lo vive la maggior parte dell'umanità. Aggiungo, si fanno processioni in tutti i luoghi sacri dove è apparsa la Vergine, salvo poi che pochissimi conoscono i messaggi tremendi che la Vergine ha dato sul destino dell'uomo se non cambia la propria attitudine di vita. Quindi parliamo di Fatima, parliamo di Medjugorje, parliamo di tanti posti dove la Santissima Madre ha dato dei messaggi terrificanti sul futuro del mondo, ma i fedeli vanno lì a fare i fans della Madonna, ad adorare la Madonna, che è una cosa bellissima, ma senza prendere in considerazione il messaggio gravissimo, le gravissime, durissime parole di ammonimento che la Vergine ha dato in questi luoghi. Quindi una società di pazzi che mi sconvolge sempre di più per la grande incapacità che dimostra la gente di pensare. Io credo che l'essere umano di questo mondo non sappia cosa, non ha la più pallida idea di che cosa sia pensare, perché se pensassimo non accetteremmo già che al governo ci sono questi delinquenti che hanno appena votato la legge bavaglio. Insomma, ma dove stiamo? A me sembra che siamo in un mondo di fuori di testa, un grande ospedale psichiatrico criminale a cielo aperto. Ecco, Pier Giorgio, intanto ti risaluto con tantissimo affetto e grazie per essere con noi. Cambia il saluto, questa, cuore. Questa tua considerazione induce a farne altre, sono tantissime con te, ci vorrebbero mesi per poter affrontare un argomento. Però ecco, quest'uomo secondo te, l'uomo che, di cui parliamo, è un uomo capace di affrontare queste problematiche? O sono problematiche troppo grosse per lui? Insomma, l'uno va bene per l'altro, dobbiamo chiedere che venga migliorato quest'uomo, perché evidentemente non è in grado di fare da solo. Assolutamente sì, non certo allo stato attuale delle cose, Ugo. Il problema è la non consapevolezza, il menefreghismo e la terribile superficialità con cui vivono le persone. Già il fatto, Ugo, noi tutti conosciamo il denaro, eppure io nelle mie conferenze che spiego come funziona il denaro,
La gente non lo sa come funziona il denaro, accettano qualsiasi stupidaggine, qualsiasi menzogna questa corrotta classe politica ci annuncia e si devono tutto. Nessuno mi sa spiegare da dove viene il debito pubblico, nessuno mi sa spiegare come è possibile pagare gli interessi di una moneta privata con il simbolo di copyright stampigliato. Non lo sanno. Le persone non sanno nulla sui fatti più importanti che regolano e governano il nostro vivere quotidiano. Non sanno nulla, Ugo, niente, zero assoluto. Sanno un sacco di stupidaggini, sanno chi ha vinto il campionato di calcio, sanno qual è l'ultima moda delle scarpe, sanno quanto deve essere lungo il tacco di quest'anno, ma non sanno niente su cose sostanziali, non sanno nulla. Il che dimostra un grandissimo menefreghismo e una grandissima superficialità. È vero che il potere ci inganna, ci mente, eccetera, ma il potere è sempre lo specchio del popolo. Quindi in una stanza pulita i vermi muoiono, Ugo, invece in una stanza piena di immondizia i vermi proliferano, questa è la verità. Bene, ma proprio a questo proposito, il nostro creatore o i nostri creatori sono in grado di apportare delle modifiche di condividere delle modifiche esterne, perché l'uomo da solo non ce la fa. Ecco, abbiamo i riferimenti alla Santa Madre. La politica, ecco, scusami Pier Giorgio, finisco la mia domanda perché così è più esaustiva la tua risposta. La politica non ce la fa, la religione ha fallito, perché dobbiamo, l'unica speranza è che qualcuno dall'esterno ci possa aiutare, perché l'uomo da solo non ce la fa. Qual è il problema? È l'uomo fatto male? Io lo ripeto, è l'uomo fatto male perché noi gli diamo le indicazioni e non riesce a seguirle, o abbiamo bisogno necessariamente di un intervento esterno? Ma l'uomo è sicuramente, c'è qualcosa che non quadra, e quello che non quadra è il terribile egoismo e la terribile stupidità con cui le persone affrontano i problemi, che passano da un menefreghismo assoluto e poi quando gli spieghi il problema passano all'altro estremo opposto. Ma io che posso, non posso fare nulla? Ma come? Cioè, da che te ne freghi a che non puoi fare nulla? In realtà è sempre un comodo dito dietro il quale nascondere il fatto che nessuno vuole cambiare il proprio stile di vita. Questo è il problema. Poi tu mi citi la politica, ma può essere, Ugo, la causa, una delle cause dei mali della società, anche la soluzione? Come se un ammalato di cancro chiedesse al suo cancro di guarirlo, è in antitesi totale. Certo. La politica è corruzione, la politica è sperpero, la politica è ingiustizia, la politica è continua vessazione del popolo, che comunque io non capisco come fanno ad accettarli questa gente qui. Non lo capisco. Come si possa, certo, accettare una classe politica di questo livello, che è una classe di ladri. Non c'è politica nel nostro paese, c'è un ladrocinio diffuso a tutti i livelli, tranne poche eccezioni. Questa è la verità. Ora, tu mi dici, l'uomo da solo ce la fa? Se volesse, sì, perché questo caos, questo dramma cosmico di questo mondo l'abbiamo creato noi, così come l'abbiamo creato potremmo risolverlo. Forse oggi il problema è talmente vasto che sarebbe impossibile dal piano umano, ma la Santa Madre, Gesù Cristo, gli extraterrestri, tutti ci hanno detto: se voi vi date da fare, noi vi aiutiamo. Ma non c'è la voglia del cambiamento, nessuno, pochissimi hanno voglia di cambiare, questa è la verità. Ma infatti infatti gli interlocutori non possono essere che i corrotti con cui noi ci esprimiamo, cioè la politica corrotta, e credo che queste più frequenti individuazioni, apparizioni degli UFO significa coinvolgere di più la massa e, diciamo, allontanarsi di più dal potere politico, perché è sul terreno di cultura che bisogna agire, certo. E poi magari fare un discorso diciamo deduttivo, perché con la politica non ce la facciamo, visto che siamo gestiti da malavitosi, quindi non è possibile che si possa ottenere un risultato in questa maniera. Ma la domanda adesso è spontanea, perché tu sei un esperto internazionale di questa, ecco. Secondo te, al di là dell'uditorio che abbiamo, che magari è poco in avanti o un po' indietro questi argomenti, può essere vero che le razze o gli extraterrestri che hanno partecipato alla costruzione dell'uomo siano più di una? Diciamo così,
La natura delle civiltà che ci visitano attiene alla comprensione di com'è strutturata l'evoluzione dell'uomo, altro ambito di cui non sappiamo un fico secco, al di là di pallidi fanatismi religiosi che sono delle assurdità, senza voler offendere nessuno, ma non sono veri scientificamente. Certo. L'uomo non è quello che le persone pensano, cioè noi non siamo quello che pensiamo, noi non siamo il corpo, noi siamo lo spirito, intelligenza eterno. Noi ci evolviamo attraverso una serie successiva di incarnazioni. Queste cose sono ben presenti nei Vangeli, chiarissime, ma la Chiesa cattolica apostolica romana, per questioni di legame con i poteri materiali costituiti e quindi per acquisire essa stessa potere, ha venduto il suo primato di sapienza iniziatica, di sapienza spirituale, cioè di scienza dello spirito, non di credo. Il credo è un inganno, il credo è una menzogna, non bisogna credere, bisogna conoscere. D'altronde il termine stesso sacerdote vuol dire sacra docens, insegnamento della scienza sacra. Abbiamo perso tutte le radici di ciò che ci fa diversi dagli animali e stiamo ritornando bestie, Ugo. Viviamo solo in base agli istinti primari. La classe politica non è una classe di politica, è una classe di ladri. Quella gente non sa manco dove sta di casa la vera politica, che è governo del popolo e del bene del popolo e dell'interesse del popolo, di cui essi dovrebbero essere i rappresentanti e i tutori del benessere. Invece sono la classe che ci sta spogliando, che ci ha venduto al nemico e sta facendo a pezzi il tessuto industriale del nostro paese. Questa è la verità. Ora, in tutto questo, Ugo, ci vuole una profonda riforma culturale dell'uomo. Deve nascere l'homo novus. Il vecchio uomo non ha nemmeno la più pallida idea di dove mettere le mani per fare questa rivoluzione e rivivificare questa società e il pianeta stesso che abitiamo. Questa è la realtà. Ci vuole una nuova cultura, ci vuole una nuova conoscenza, ci vuole che l'uomo prenda consapevolezza veramente oggi di che cos'è, ma sto parlando di scienza, non di credo, di che cos'è lui come corpo e come spirito e come anima. Senza questi valori, senza questa conoscenza, Ugo, non andiamo da nessuna parte. Ora, i popoli del cosmo che ci visitano da migliaia e migliaia di anni ci vogliono portare questa conoscenza, vogliono aggregare a una conoscenza che già nel Vangelo Cristo ci ha dato dei nuovi concetti che si integrano perché essi stessi fanno parte del Paraclito, del Consolatore promesso da Cristo 2000 anni fa. Che piaccia o meno, gli extraterrestri oggi sono gli angeli di ieri, sono gli stessi popoli cosmici di cui si parla nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, ma una schiera di persone ignoranti di tutto, di fideisti privi di ogni conoscenza, come fanno a capire queste cose? È impossibile. Quindi ci vuole l'homo novus. Solo l'homo novus abiterà questo pianeta quando la legge di causa ed effetto avrà spazzato via tutto il marcio vecchio e avrà ripristinato le condizioni per un nuovo inizio, ma solo con l'homo novus, gli altri no. E questo lo dicono chiarissimamente le scritture. Si parla di giudizio universale. Bene, questo è quello di cui io sto parlando. E gli extraterrestri ci portano questa conoscenza, ma non solo, Ugo, ci portano questa conoscenza. Da quando è iniziata la storia moderna, proprio per parlare di tempi recenti, risaliamo al periodo della Seconda Guerra Mondiale, questi esseri hanno sempre fatto politica. Quest'anno ho conosciuto a San Marino un ex pilota militare francese, Gresley si chiama. Ebbene, questo signore ci ha dato dei documenti che provano inoppugnabilmente che gli Stati Uniti d'America conoscono e hanno in mano dischi volanti extraterrestri sin dal 1942. C'è un memorandum che io possiedo, in copia ovviamente, del generale Marshall, che scrive al presidente Franklin Delano Roosevelt, che poi non ha visto la fine della guerra, nel quale il generale Marshall, famosissimo generale della Seconda Guerra Mondiale, forse il più potente, descrive e informa il presidente che sono stati recuperati due dischi volanti simili, uno dall'aviazione e uno dalla marina, nei pressi di Los Angeles. Quindi questa verità è ben conosciuta dal sistema, dal potere, sin dal 1942. E da allora quindi ci mentono i governi, perché hanno capito e lo sanno benissimo. Anche di questo abbiamo un documento datato 8 luglio 1947 rilasciato dall'FBI.
in un sito che loro hanno aperto dove hanno messo migliaia di documenti desecretati. Ebbene, nel 1947 già gli Stati Uniti d'America avevano capito chi sono, perché vengono e cosa vogliono, e sono qui per cercare di darci una mano, mettere riparo ai gravissimi problemi che noi creiamo in questo pianeta. Ma infatti, forse, anzi sicuramente, credo, aspettiamo la tua conferma, sono molto prima di noi loro sulla nostra terra. Ma l'anello mancante, cioè quello che nella storia ci consente di vedere dei salti, diciamo, di costruzione dell'uomo, l'uomo, sì, che è passato dal camminare a quattro zampe, poi si è eretto, e poi abbiamo degli spazi vuoti, e poi ancora degli spazi, e poi abbiamo dei crani diversi, eccetera. Tutto questo non l'ha creato né l'evoluzione del darwiniana e né un'evoluzione interiore, ma diciamo, sicuramente c'è stato un meccanismo esterno che ha agito sull'uomo, migliorandone le qualità. È come se avessimo un computer su cui si portano delle modifiche. Queste modifiche si sono fermate, perché se siamo arrivati a questo punto, loro lo sanno, il libero arbitrio fino a un certo punto. Nel Vangelo, Ugo, le cose sono spiegate bene, molto bene. Se prendiamo in esame la parabola della zizzania, che credo tu ben ricordi, i servi, gli operai, vanno dal padrone e gli dicono: padrone, il campo che abbiamo seminato a grano è pieno di zizzania, che facciamo, la estirpiamo? E il padrone dice: no, lasciate che crescano insieme, quando giungeranno a maturazione, a crescita avvenuta, allora sarà evidente qual è il grano e qual è la zizzania. Quindi, per non perdere il raccolto, taglieremo tutto e separeremo il grano dalla zizzania. Quindi questo sta accadendo. Le persone meritevoli, i giusti, coloro che sono pacifici, buoni, tutti quelli che Cristo elenca, si devono identificare e si stanno identificando con le loro opere, dai tiepidi, dai malvagi, dai corrotti, dai corruttori e dai corruttibili. Quindi il tempo della semina, Ugo, è arrivato, e tutti i segni che stanno accadendo in questo mondo ce lo dicono chiaramente. È uno dei segni escatologici di questa vicinanza del tempo della raccolta, della mietitura, è proprio la presenza extraterrestre, che sono gli angeli di ieri, gli extraterrestri di oggi. Si parla di loro nella scrittura, se ne parla, solo che le persone hanno perso le chiavi per poter comprendere quando si parla di loro, ma se ne parla. D'altronde la parola angelo non vuole dire uomo con le ali, la parola angelo vuole dire messaggero di Dio, messaggero. Quindi questi esseri sono gli angeli messaggeri di Dio, ci portano un messaggio e, se vogliamo, anche un aiuto per risolvere i gravi problemi che abbiamo creato. Però le persone si appiattiscono dietro il credo, dietro la passività, dietro il menefreghismo, dietro il tanto io cosa posso fare, e così il carrozzone continua a correre la sua corsa folle verso il baratro. Però io so con certezza assoluta che ci sono milioni di brave persone che sono meritevoli di conoscere un futuro migliore di quello che questa società materialista e atea ci vuole proporre. Pier Giorgio, perdonami, io ho ricevuto dalla regia centrale l'informazione che ci stanno seguendo un po' da tutta Italia e anche dall'estero, per cui vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che potete rivolgere le vostre domande in diretta a Pier Giorgio allo 0422 1626 622, oppure collegandovi sul sito di Radio Saiuz, www.radiosaiuz.it, e chattare con noi in diretta. Rivolgeremo immediatamente, naturalmente, le vostre domande a Pier Giorgio. Pier Giorgio, sì, la tua attività... Un'altra cosa, Antonella, ho detto questo fatto: tutta la storia moderna è intersecata dall'interazione e dall'intervento di questi esseri. Hanno partecipato e frenato tutte le escalation militari che potevano portare alla guerra nucleare, hanno limitato enormemente i danni degli incidenti nucleari, dico Chernobyl, dico Fukushima e tutti gli altri incidenti. Oggi noi siamo vivi per miracolo, Antonella, Ugo,
e cari ascoltatori, e il miracolo sono questi esseri, è il nostro Signore Gesù Cristo che è il Re dell'universo, quindi è il nostro Re, ma è anche il loro Re, perché l'universo non è disabitato, lo dice il Salmo 23, per quanto Papa Ratzinger l'abbia cambiato nel 2008, del Signore la terra e tutto quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, e Papa Ratzinger ci ha tolto l'universo e ci ha messo il mondo, giusto perché l'universo era un po' troppo scomodo. Però ci sono altri passi biblici che parlano della vita nell'universo. D'altronde la Chiesa, anche se un po' in forma ondivaga, a volte ammette, a volte dice sì, a volte dice no, a volte dice no, ma questa condizione di, diciamo così, di incoerenza o di incostanza è derivata dal fatto che dentro la Chiesa Cattolica, ma per essere usati dentro il Vaticano, ci sono fazioni di potere che si scontrano tra loro su quale tipo di politica, di divulgazione si debba portare avanti su questo tema. Io ho intervistato anni fa Monsignor Corrado Balducci e lui mi testimoniò, come tante volte ha fatto ad altri giornalisti e anche in televisione, nella TV nazionale, che era assolutamente certo che noi siamo visitati da altri esseri intelligenti. Anzi, Monsignor Corrado Balducci mi spiegò dal suo punto di vista qual era la collocazione teologica di questi esseri. Se vi interessa, ve lo posso citare. Certo. Ecco, lui disse: tra l'uomo, scusami, così incancrenito... Perdonami per Giorgio, poi ti rivolgerò una domanda che arriva dalla chat, subito dopo il tuo approfondimento. Sì, Monsignor Balducci, disse, tra l'uomo così incancrenito e affogato nella materia, così lontano da Dio, e l'angelo, inteso come essere di puro spirito, più vicino a Dio, non ci può essere un vuoto, disse Monsignore Balducci. Natura non facit saltus, mi disse. Quindi queste civiltà extraterrestri sono certissimamente l'insieme delle condizioni da, diciamo, subito dopo l'uomo fino all'angelo puro spirito. Cioè c'è una scala, una gerarchia o una classe, diciamo, di differenti livelli di evoluzione e di perfezione che congiungono l'uomo fino a Dio. Questo mi disse Monsignor Corrado con la sua spiegazione. Credo che sia esaustiva, in effetti. Pier Giorgio, una domanda dalla chat. Cecilia, non so dirti da dove scriva, ti chiede: ci sono nuovi cerchi nel grano con messaggi per noi? Beh, il 2015 è stata un'altra stagione interessantissima. Ancora non ho finito, ne ho decodificati alcuni, ma non ho finito, è un lavoro che devo terminare, purtroppo tantissimi impegni e anche problemi, quelli non mancano mai, e quindi il mio tempo è pieno di tante cose, però già da quello che ho potuto vedere viene confermato un messaggio che fu dato attraverso Giorgio Bongiovanni nel 2010, cioè che il fenomeno avrebbe avuto una trasformazione da immagine cosmico-scientifica a immagine mistico-spirituale. Quindi nei cerchi nel grano che ho decodificato ho ritrovato questo tipo di parametro e il simbolismo, il messaggio che se ne trae è perfettamente inserito nel contesto profetico dei messaggi della Santa Vergine, dei messaggi dei Santi, dei messaggi extraterrestri, e cioè che siamo vicini a quel momento catartico, vicinissimi, che culminerà con la seconda venuta di Cristo, che sarà accompagnato non solo dagli altri avatar, e ognuno giudicherà la sua religione, ma anche da questi esseri evolutissimi e meravigliosi, che poi li chiamiamo angeli o extraterrestri, ma la loro sostanza reale non cambia. Quindi stiamo vivendo il momento finale della fase della rivelazione o apocalisse, se vogliamo usare i termini di Giovanni l'Evangelista, che si concluderà con l'instaurazione finalmente sulla terra di un regno di pace, di bellezza, di amore, di collaborazione, e vedremo la fine anche in questo mondo di tutte le terribili brutture che ancora oggi stiamo vivendo. Pier Giorgio, abbiamo una telefonata dalla provincia di Messina. Sì. Marco Donata, Rosario, ce la vuoi passare? Pronto? Sì, ci sono. Ecco. Ecco. Sì. Marco, sei in diretta, puoi rivolgere la tua domanda a Pier Giorgio. Rosario, ce la vuoi passare? Grazie, ok. Intanto saluto al carissimo... Pronto? Mi sentite? Sì. Sì, sto sentendo. Allora, intanto saluto al carissimo
Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti, mi complimento con il vostro programma. È un caldissimo... Pronto? Signor Donata, signor Marco, deve abbassare la radio perché lei ci sta ascoltando tramite la radio. Sì, quindi la arriva in ritardo, si deve ascoltare tramite il telefono. Va bene, ok. Grazie. Allora, intanto mi congratulo e faccio complimenti per questo meraviglioso programma che lo seguo anche grazie al carissimo e amabilissimo Pier Giorgio, di cui gli do un saluto dal profondo del cuore. Ciao Marco. Veramente sì. Come va Pier? Bene, grazie Marco. Grazie. Ascolta, la domanda mia, per non fare perdere tempo, era in relazione all'ultima notizia che hanno dato i TG, per intenderci TG5, quelli assoggettati al potere, naturalmente, perché sappiamo benissimo che l'informazione in Italia, così come in quasi il 90% del pianeta, è tutta pilotata e gestita dalle holding, dalle corporation, sappiamo bene, giusto Pier? La notizia che hanno dato oggi a TG5 e a TG1 in relazione a questa crisi purtroppo drammatica, così come dicevi benissimo tu, dell'apocalisse, stiamo vivendo veramente i momenti dell'apocalisse, su la Israele, Netanyahu, che è andato a trovare a Putin per questi attacchi che i terroristi americani, perché altro non si tratta che di terrorismo americano, stanno facendo in Siria, e Putin gli ha dato lo stop, dove gli ha detto ora non scherzate più, perché se continuate a bombardare, diciamo, la Siria, interverremo noi con i nostri mezzi. A tal proposito Pier, come la vedi tu questa situazione attualmente di questo dramma che viviamo costantemente noi, diciamo, occidentali, e secondo te è un ultimatum che Putin sta dando agli americani in virtù di un eventuale scontro, a questo punto non sappiamo di quali proporzioni, e se sì, o se magari tu possa dare una risposta, a cosa andremo incontro dopo questo intervento di Putin diretto questa volta, e dove Barack Obama, chiaramente, così come i loro, diciamo, segretari della guerra, segretari di Stato, hanno fatto degli incontri con i generali anche russi per evitare che ci siano questi bombardamenti in Siria, perché sappiamo che il presidente della Siria, al-Bashar al-Assad, non ricordo però il nome bene, è alleato con la Russia. Quindi questa è la domanda, sì. Pier, come la vedi questa situazione attuale? Sì. Grazie Pier. Allora, il gruppo dei neocon americani, quindi dove c'era Bush, Rumsfeld, la cricca dei petrolieri, eccetera, nel settembre dell'anno 2000, attraverso il sito del Project for the New American Century, pubblicò un documento che praticamente illustrava le mosse che gli Stati Uniti, le decisioni che avrebbero dovuto prendere negli anni a venire per il mantenimento del primato a livello globale. Ebbene, in questo documento c'è una cosa terribile per tutti noi, e cioè che l'America deve fermare la Cina entro il 2017. 2017 non è molto lontano. Come la fermi la Cina? La fermi con una guerra. Quindi già dal 2000 gli americani hanno pubblicato questo documento, dove il fine è attaccare la Cina, impedire lo sviluppo della Cina, che sta diventando una potenza ormai inarrivabile, e lo sarebbe diventata in maniera totale dopo il 2017. Quindi ci siamo vicinissimi. Tutti i problemi che abbiamo visto con la guerra civile in Ucraina, che è stata fomentata dagli americani, sappiamo dell'intercettazione fatta a Victoria Nuland, dove lei dice che l'America aveva stanziato 5 miliardi di dollari per destabilizzare l'Ucraina. Ora, tra l'attacco alla Cina c'è di mezzo la potenza russa, quindi prima di arrivare ad attaccare la Cina, l'America deve assolutamente abbattere la Russia e destabilizzare completamente il Medio Oriente. Vorrei ricordare che l'ISIS è una creatura degli americani. Abbiamo visto le foto di McCain, il senatore McCain, con il califfo, che non è, che tutto è tranne un islam, che è un islam, che è un agente della CIA o del Mossad. Quindi dietro la destabilizzazione del Medio Oriente ci sono la NATO,
quelli dell'ISIS sono un burattino nelle mani della NATO, e se, ci, se andate a vedere dove sta, fanno scempio, lo fanno in tutti i paesi non allineati con la NATO. Quelli che sono allineati non succede nulla. Quindi c'è una grande manovra di inganno e di destabilizzazione del mondo, ma l'obiettivo finale è la Cina. Ma prima bisogna abbattere la Russia. Ora, abbattere la Russia non è così facile. Vorrei ricordare che la Russia è l'unica nazione che ha in maniera massiccia la triplice arma nucleare: terra, aria, acqua. Quindi quello che noi vediamo sul teatro siriano è una delle fasi di questo terribile, di questa terribile tragedia, che si concluderebbe con una guerra mondiale tra il blocco ricostituito orientale e il vecchio blocco occidentale. Quindi dobbiamo stare attenti a queste politiche di inganno che ci trasmettono i media, perché il destino che ci aspetta è fosco e tristissimo se noi non stiamo attenti. Quindi se i popoli non si ribellano a queste politiche, non si impegnano in una vera lotta per la pace, una lotta ovviamente civile e culturale, il destino che ci aspetta è terrificante. Fortunatamente sappiamo da anni che questi esseri, nel caso dello scoppio di una guerra nucleare, interverranno e impediranno che la vita su questo mondo scompaia a causa dell'olocausto nucleare, ma ci costerà molto caro, carissimo. E queste cose le ritroviamo in tutte le profezie: nella profezia di Fatima, la profezia di Garabandal, la profezia di La Salette, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che nell'imminente futuro potremo avere, prima di avere lo scontro con la Cina, di avere una guerra che inizierà in maniera convenzionale, ma che terminerà in un'escalation nucleare. Dobbiamo stare attenti. Ora, il popolo è disinformato, è vero, ma è anche indifferente. Fino a che le cose accadono a casa altrui, ce ne freghiamo. E le cose potrebbero cambiare dalla sera alla mattina e ritrovarci in un grandissimo guaio che metterebbe fine alla nostra, al nostro stile di vita. Questo, Marco, è pensiero, la questo è il mio pensiero che sta su questa crisi con la Siria. La Russia sono anni che attende, ma si sta preparando, perché la Russia lo sa che sono i piani segreti degli occidentali, lo sa da anni, Putin l'ha detto in numerose interviste. Quindi la Russia si sta preparando, se incominciano a fare la voce grossa e a muoversi a livello militare, vuol dire che sono pronti. Allora la situazione è molto grave, perché se la Russia è pronta, non lo so come andiamo a finire. Esatto, questa era la mia preoccupazione, Pierre. Infatti è da non dimenticare che è di pochi giorni la notizia che la Cina ha fatto, diciamo, quella grossissima parata della sua forza militare, addirittura si dice che da sola potrebbe combattere contro tutto il pianeta. Di quanti uomini, armi e mezzi ha la Cina? Non parliamo di Russia o Stati Uniti, solo la Cina. Quindi grazie Pierre per aver confermato. Tu sai il bene che ti voglio è immenso, e grazie per quello che fai e per come cerchi di informare questa società veramente cieca, ignorante e materialista e menefreghista. Grazie Pierre, a presto Pierre, un carissimo abbraccio Pierre, ti voglio bene. Grazie Marco, ciao, grazie, Pierre. Grazie. Ciao Pierre, a presto, ciao. A presto. Sì, la situazione è drammatica, cari amici. Io ho visto la parata che è stata fatta sulla Piazza Rossa pochi giorni fa, l'ho vista grazie al lavoro straordinario che fa Giulietto Chiesa attraverso il sito Pandora TV, una web television libera, dove le persone possono trovare tutte quelle notizie che i media ci occultano o addirittura che ci trasmettono in forma assolutamente contraria e distorta. Quindi la situazione è molto grave. Il fatto che una grande potenza nucleare mostri i denti e si opponga vuol dire che sono pronti alla guerra, perché non si fanno queste mosse che ha fatto Putin se non si è pronti alla guerra. Quindi se le stanno facendo vuol dire che stiamo arrivando al terribile momento di un confronto militare. Per cui se la società civile rimane passiva, non si schiera, non scende in piazza, non protesta, finirà molto male per tutti. Fortunatamente, lo ribadisco e lo ripeto, la salvezza viene dal cielo. Giorgio, ma quelle parate ci hanno missili di cartone. Perché sennò come fa il combustibile a stare là dentro? Ne hanno costruiti di cartoni, eh? Ne hanno costruiti, sono cartoni nucleari, Ugo. Lì dentro ci sono. Come?
Scusami Pier Giorgio, volevo chiederti del pericolo dell'olocausto nucleare. Ne hanno parlato tante volte gli esseri di luce, l'hanno fatto nei messaggi dati a Giorgio Bongiovanni, lo hanno fatto nei messaggi dati ancor prima ad Eugenio Siragusa, il tuo padre spirituale, comunque colui grazie al quale è iniziata la tua attività di ricercatore e di anche informatore, se vogliamo, di divulgatore. Tu hai conosciuto Eugenio Siragusa alla fine degli anni 80, se non erro. Esatto, grazie a lui sei entrato in possesso di una nutritissima quantità di messaggi appunto da lui ricevuti. Hai avuto modo di studiarli, sì, di analizzarli. Sì. Ecco, qual è il messaggio, il cardine sul quale dovrebbe poggiare la nascita di questo uomo nuovo, come tu stesso lo hai chiamato, e sul quale quindi si dovrebbe sviluppare la nuova società? Il cardine del messaggio extraterrestre è lo stesso messaggio che ci diede il conte Alessandro di Cagliostro, che divenne lo stendardo della rivoluzione francese: liberté, fraternité, égalité. Fino a che in questo mondo, in questa società, ci saranno discriminazioni, disuguaglianza, ingiusta e terrificante distribuzione della ricerca, dove pochissime persone super ricche vessano e sfruttano il resto del mondo mantenendolo nella fame, nella povertà, nell'ignoranza. Perché se il mondo non è in pace, se il mondo è in disequilibrio, ci sono delle cause, non è a caso che accade. Accade perché qualcuno lo stabilisce e lo programma a tavolino, e chi fa questo sono coloro che hanno in mano il denaro, quelli che producono il denaro. Le grandi famiglie super ricche, i Rothschild, Rockefeller, i Dupont, eccetera, 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 queste famiglie sono i padroni del mondo. Ora, per la prima volta nella storia moderna, si è verificata una spaccatura. Non è più un potere coeso, quindi il nuovo ordine mondiale di occidentale matrice è finito, perché c'è un nuovo potere, un nuovo ordine mondiale che si contrappone, che viene dall'Oriente. Vorrei ricordare che i 5 paesi del BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, da soli 5 paesi su oltre 180 stati del mondo sono il 40% del PIL mondiale e sono più della metà della popolazione mondiale, quindi sono dei mostri in termini di potenza, in termini di forza lavoro, in termini di potenzialità di espansione del mercato, perché lì è tutto da costruire, mentre l'Occidente è vecchio, è intasato, è decrepito ed è invecchiato e non ha risorse. Le risorse ce le ha la Cina, ce le ha il Brasile, ce li ha l'India, noi non abbiamo più niente. La Cina si è già comprata quasi tutta l'Africa e si sta comprando anche l'Europa. Anche qui in Italia i cinesi stanno comprando di tutto, di più. Quindi il vecchio impero in decadenza è finito, non ha più scampo, cioè noi, se non cambia atteggiamento. Il nuovo impero c'ha tutto. Allora, il nuovo impero ha proposto un'alleanza. Governiamo ognuno il suo settore? No, gli occidentali non vogliono cedere, vogliono mantenere il primato. Quindi la situazione è terribile, perché il vecchio impero morente purtroppo è anche armato fino ai denti e non vuole cedere il primato, quindi è disposto a bruciare tutto in un olocausto nucleare piuttosto che cedere quel primato lì. Questo è grave, ma la cosa più grave è che la società civile non reagisce, ma non reagisce manco ai problemi di casa nostra, questa classe politica di delinquenti che continuano a fare il bel e il cattivo tempo. Ma questa gente, secondo voi, Ugo, ma sono uomini che hanno autorità a legiferare? Perché questa gente corrotta, bugiarda, alleata coi poteri esteri deve legiferare? Non hanno diritto di legiferare, perché legiferano a loro favore e a loro vantaggio, a nostro sfavore e a nostro svantaggio. Non capisco perché non reagiamo. È perché sono quello che ci meritiamo, evidentemente, la nostra indolenza. Evidentemente è quello che ci piace. Certo, la nostra indolenza conduce a questo genere di risultato. Comunque, Pier Giorgio, c'è Rosario che deve rivolgersi delle domande arrivate in chat. Prego. Sì, ci sono diverse domande veramente che si sono accavallate adesso. Non so se quella di Cecilia è stata fatta, che chiede: ci sono nuovi cerchi del grano con messaggi noi? Penso. Sì, quella sì. Perfetto, poi Anon 3716 lo voleva chiedere a Pier Giorgio quando sarà a Napoli. A Napoli ci sarò il 18 ottobre assieme a Giorgio Bongiovanni all'Hotel Capodimonte. La conferenza credo inizierà intorno alle 16 del pomeriggio.
al Grand Hotel Capodimonte a Napoli. Perfetto. Il 18 di ottobre. Molto bene, Cecilia ti saluta, poi dopo c'è Anon 7257 che sarebbe Alessandra da Belluno che ti chiede: buonasera, vorrei fare una domanda a Pier Giorgio. Che consiglio darebbe a chi vuol essere esempio di ciò che ha definito uomo nuovo, cioè a chi sente in sé una chiamata nel migliorare se stesso dalle radici? Come vede lei la paura, gli attacchi di panico e le fobie? Ma la paura, gli attacchi di panico e le fobie scaturiscono da una non conoscenza di se stessi, scaturiscono da un'incapacità di dare una risposta ai problemi del quotidiano e della vita. Quindi l'uomo consapevole, l'uomo che sa dov'è, che è cosciente del momento storico che vive, non vive queste cose. Ma capisco anche che in una società che ci mente su tutto e ci tiene nascosta la verità, per quanto è anche vero che la gente non la cerca la verità, non le interessa, per porre fine a queste situazioni bisogna diventare più consapevoli. Io da tempo, amici, che ho messo su un server esterno, quindi su un cloud che è Mega, ho messo circa 20 libri dove ci sono un sacco di messaggi extraterrestri ricevuti da Eugenio Siragusa, ricevuti da Giorgio Bongiovanni, ricevuti dal Circolo Medianico della Pace di Berlino. Ci sono numerosissimi messaggi anche divini, quindi profezie che parlano del futuro del mondo. Bene, questi circa 20 libri in PDF li rendo disponibili gratuitamente a tutti coloro che mi mandano una mail di richiesta alla mia mail, che è piergiorgiocaria@gmail.com. Quindi se volete crescere, se volete sapere, è un buon modo per iniziare, ed è quello che ho usato io. Non è che io ero tutti i santi giorni a casa di Eugenio, avevo un contatto praticamente quotidiano, io abitavo in Sardegna e lui viveva in Sicilia, ogni tanto, ogni due mesi, mese e mezzo, due mesi andavo a trovarlo, però fondamentalmente l'attività principale che ho portato avanti è quella di studio, e una volta che ho studiato ho messo in pratica, quindi un atteggiamento didattico normalissimo. Comunque è una materia, la scienza dello spirito è una materia come tutte le altre, come la medicina, come la fisica, come la biologia, eccetera, eccetera. Quindi bisogna studiare, dopo lo studio ci darà dei nuovi dati da analizzare, i nuovi dati ci forniranno nuove risposte, le nuove risposte ci indicheranno che tipo di correttivi applicare nella nostra vita. Non è difficile alla fine, lo facciamo sempre, quando andiamo a scuola, quando lavoriamo, si diventa esperti e poi si sperimenta. Quindi prima la conoscenza, poi l'esperienza, la conoscenza mista all'esperienza ci dà la saggezza fa di noi uomini nuovi, persone nuove. Quindi non è difficile questo discorso qui, è difficile semmai, diciamo così, discernere nel bailame di informazione che circola oggi nel mondo, soprattutto in rete, discernere quello che è vero da quello che è falso. Il materiale che fornisco io è assolutamente materiale verificato, ovviamente. Ad esempio, nei libretti del Circolo Medianico della Pace di Berlino sono messaggi dati a persone non con una grandissima cultura cosmica, però chi mi vuol fare domande mi può scrivere, io sono in grado di spiegare eventuali incomprensioni che dovessero trovare in questi messaggi. Però i messaggi sono bellissimi, non sono messaggi, sono messaggi di analisi sociale, sono messaggi di analisi culturale, sono messaggi scientifici, sono messaggi spirituali, dove la persona può sicuramente maturare dentro di sé una nuova visione della vita e quindi avvicinarsi sempre di più allo standard minimo che questi popoli del cosmo chiedono per poter essere aiutati da loro. Bene, adesso c'è un'altra domanda, Pier Giorgio, da Mario da Cinisello Balsamo, che ti chiede: sì, cosa bisogna fare per fare le opere, come dice nostro Signore Gesù Cristo? Ma ogni viaggio inizia con un piccolo passo, quindi il Signore ci ha lasciato un problema, che era quello di salvarci spiritualmente più che materialmente, ma ci ha dato anche la soluzione, che Gesù è buono, come tutti ben sappiamo, visto che tra l'altro ha dato la vita per noi. E quello che ci dice lui è che dobbiamo essere caritatevoli, dobbiamo dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, visitare gli ammalati e i carcerati, eccetera, eccetera. Cioè dobbiamo essere persone che amano il loro prossimo come se stessi. Questo comporta che dobbiamo essere persone non indifferenti alla condizione sociale, quindi ci dobbiamo aggregare, dobbiamo fare opinione, ci dobbiamo schierare e difendere i giusti come Nino Di Matteo,
ci dobbiamo far sentire. Il male è molto organizzato, il male si è dotato di mezzi, si è dotato di armi, si è dotato di immense ricchezze in termini di denaro. Noi dovremmo fare lo stesso, una rivoluzione pacifica, organizzarci, non con le armi e con il denaro ovviamente, organizzarci, perché alla fine, amici, il potere ce l'abbiamo noi, perché quelli sono quattro gatti e non lavorano, la ricchezza del mondo la produce il popolo. Quindi se il popolo smette di alimentare quel sistema perverso, il potere muore da sé, basta togliergli la linfa vitale, non serve a nulla, diciamo così, andare nei boschi o farsi l'ashram e poi fregarsene di tutto il resto. Noi società civile, se abbiamo questo ideale di pace, di fratellanza, d'amore e di uguaglianza, ci dobbiamo unire e dargli battaglia con gli strumenti della cultura, della pace e del rifiuto di aderire a quel sistema. Ma se tutte le domeniche io vedo la gente ammassata nei centri commerciali o allo stadio, quella gente lì non fa peso, non saranno queste persone a cambiare la società. Con ciò non voglio dire che sono contro il calcio o contro i centri commerciali, ma adesso è il momento della battaglia, perché questi pazzi che governano il mondo ci stanno portando alla catastrofe. Questa è la verità. Bisogna acculturarsi, ovviamente. Non è che uno, solo perché io ho fatto un programma radio, può cambiare vita, ma bisogna leggere, bisogna studiare, bisogna crearsi una nuova consapevolezza. Bene, ecco. Bene, allora volevo solamente finire dalla chat, che è Sabri da Napoli che ti aveva chiesto e chiedeva all'Antonella, insomma, quando eri a Napoli, mi ha dato la risposta. Ti ringraziano tantissimo e dicono Anon 4920 dice non vedo l'ora. Con questo è tutto dalla chat, ripasso tutta la linea ad Antonella e Ugo. Ecco, Pier Giorgio, a proposito di dubbi e di domande senza risposta, con risposte magari che creano altri dubbi, com'è possibile? È una domanda che credo molti ascoltatori hanno voglia di fare. Com'è possibile che questa ingegneria aliena che ha fornito con incidenti veri o presunti che siano, o che siano stati veramente incidenti, ha fornito tecnologia ad un mondo politico corrotto? Perché con la retroingegneria molti paesi si sono dotati di strumenti molto all'avanguardia grazie al recupero di materiale alieno. Com'è possibile che questa evoluzione sia stata data anch'essa nelle mani di molti corrotti? Ma l'evoluzione che è stata data attraverso il rilascio di navicelle, perché ovviamente la parola crash o incidente non ha valore per questa gente, di fatto sono azioni che questi esseri hanno fatto, quindi dei finti crash per rilasciare mezzi abbastanza vicini al nostro sviluppo tecnologico, tanto da poter essere capiti, estrarne delle competenze in termini tecnologici che potevano essere replicate. Ma sicuramente non è dai dischi volanti che è venuta fuori l'energia nucleare. Dai dischi volanti sono venute fuori tecnologie che usiamo tutti i giorni: il laser che cura tanta gente, che usiamo nell'industria, il Kevlar con cui facciamo le fibre ultra resistenti, con cui facciamo tante cose. È uscito fuori il microprocessore che tutti oggi noi abbiamo in casa, con il computer, col cellulare. Quindi quello che gli esseri hanno dato non sono tecnologie che hanno distrutto il mondo o che hanno portato il mondo sull'orlo di una guerra nucleare, sono tecnologie che hanno permesso un rapidissimo avanzamento dal punto di vista culturale della nostra società. Ora è anche vero che queste cose poi sono state usate in ambito bellico, quindi computer, gli stessi laser eccetera, ma di fatto noi dobbiamo concepire questi esseri come i mediatori tra l'umano e il divino. E mi spiego: se l'evoluzione dell'umanità è troppo lenta rispetto alle necessità dell'evoluzione cosmica, questi esseri l'accelerano. Se l'evoluzione dell'umanità è troppo rapida rispetto all'esigenza cosmica, la rallentano. Sono dei mediatori, sono i mediatori tra la necessità del divino e la condizione dell'umano. Quindi in realtà, siccome i tempi tecnici che aveva a disposizione l'umanità per maturare certi valori erano scaduti, perché l'esigenza macrocosmica era, diciamo così, superiore, questi esseri attraverso queste iniezioni di tecnologia non hanno fatto altro che accelerare un percorso che se no sarebbe durato non so quando, ma sarebbe rimasto tale quale, cioè negativo. Quindi questi esseri hanno fatto sì che
l'evoluzione dell'uomo e il suo intervento in termini vitali sul pianeta, quindi l'effetto del nostro modo di vivere sul pianeta, si manifestassero in tempi più rapidi, perché questa era l'esigenza macrocosmica. Se no saremmo andati avanti chissà per altre migliaia di anni ammazzandoci come i cani e non venendo fuori dalla melma che abbiamo costruito. Così è sicuramente più dolorosa, ma è anche sicuramente più rapida. D'altronde Dio non usa solo gli extraterrestri, ha mandato suo figlio, e Cristo ha rinnovato completamente tutta la vecchia scrittura. Se no ancora saremmo con la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Invece Cristo ci ha portato il Vangelo, che è un inno alla non violenza. Quindi non è che c'è solo l'intervento extraterrestre di pochi decenni fa, quindi diciamo così dagli anni 40 in poi, ma c'è anche e soprattutto l'intervento di Dio in terra, Dio che si manifesta e si incarna in un uomo, Gesù di Nazareth, Gesù il Nazareno, figlio dell'uomo, per portare all'uomo, all'umanità di questo mondo, la possibilità finalmente della evoluzione positiva della nostra evoluzione, della nostra vita. Che abbiamo fatto? L'abbiamo ammazzato. Quindi voglio dire, non è che il padre Adonai è stato tirchio o è stato indifferente, è stato molto amorevole, ci ha dato suo figlio, eppure non è servito a niente nemmeno questo. A questo punto dico io, si salvi chi può, perché questa vita oggi non merita di essere vissuta in un mondo infernale come il nostro, dove ogni giorno 30.000 bambini muoiono di fame, pieno di guerre, inquinato, con profondissime diseguaglianze e ingiustizie sociali, eccetera eccetera eccetera. Pier Giorgio, c'è un'altra domanda dalla chat. Rosario? Sì, Daniele chiede, secondo lui, secondo te Pier Giorgio, l'avvertimento profetizzato dalla Madonna avverrà l'anno prossimo in primavera? È difficile, non è una risposta che alcun essere umano possa dare. So che i veggenti hanno delle date, ma le sveleranno solo pochi giorni prima. Se questo messaggio riguarda le apparizioni di San Sebastián de Garabandal in Spagna, apparizioni degli anni intorno alla metà degli anni 60, non lo so. Comunque questi segni saranno visibili a tutto il mondo, e quindi quando si manifesteranno, o ancor prima, se i veggenti, se la veggente, soprattutto Conchita Gonzalez, rimarrà integra, ce lo diranno. Se no faranno come tanti altri veggenti che hanno taciuto o addirittura si sono schierati dall'altra parte. Sicuramente comunque l'analisi di comparazione tra la scrittura profetica, non solo dai messaggi di Garabandal, ma con tutte le altre scritture profetiche, comprese quelle bibliche, ci dicono che siamo in quel tempo, che manca poco, ma poco, sai, dopo migliaia e migliaia di anni di evoluzione dell'umanità, poco possono essere comunque alcuni anni, ma non tanti, non secoli, non tanti decenni. Io ritengo che nell'arco di pochi anni si manifesteranno questi eventi, anche perché voglio ricordare, se questo non bastasse, quello che ho già detto, e cioè che l'America ha detto che bisogna fermare la Cina entro il 2017, al 2017 manca poco più di un anno e mezzo. Poi voglio ricordare che a Satana sono stati dati 100 anni di potere a partire dall'ultima apparizione di Fatima, che è il 13 ottobre del 1917, quindi il centenario dell'apparizione di Fatima di nuovo sarà nel 2017. Voglio ricordare la profezia della stigmatizzata Teresa Neumann, che dice che nel 1999 si aprirà una grande piaga e sanguinerà per 18 anni. 1999 più 18 è 2017, tra l'altro 18 è il 666, e lei questo tempo lo chiama il tempo di Caino, dove a dominare il mondo saranno esseri umani che hanno il corpo di serpente ma la testa d'asino. Che vuol dire? Vuol dire che i capi del mondo saranno persone fredde e crudeli come serpenti, ma stupidi. Faranno scelte stupide, così come sono stupide le scelte che hanno fatto. Avete visto lo scandalo adesso della Volkswagen? Vi pare che quella gente intelligente che per incassare qualche miliardo in più stanno buttando all'aria la più grande ditta produttrice di auto al mondo? Quindi sono stupidi, sono avidi, e l'avido è sempre stupido. Quindi una umanità comandata da stupidi, avidi, egoisti, dove può andare a finire? Datemi voi la risposta. Bene, chiedo scusa, intervengo un attimo io, perché dalla chat mi chiedono due cose. Anon 1305 ci chiede se puoi spiegare che significa Aratra
e poi mi sembra che Cecilia, no, un altro, Anon 68-63, che sarebbe, che è Alessandra, chiede: vorrei chiedere un'altra cosa riguardo al ruolo del suono nelle tecnologie extraterrestri. Io sono interessata al sound healing. Scusate, il mio inglese è pessimo. Sound healing, sì. Sì. Lei crede che potrà essere una nuova via? Non c'è nessuna via se non quella dell'impegno. Scappate e diffidate da chi vi vende salvezza a buon mercato. Non c'è nessuna redenzione a sound healing o a cinture fotoniche, aumenti di frequenza e queste sciocchezze. Sono terapie che possono essere utili d'appoggio, ma è inutile la terapia se dopo la nostra vita è egoista, è menefreghista, è indifferente. Noi ci salviamo senza il sound o con il sound, se diventiamo nelle opere cristiani, se no non c'è speranza. Cioè non c'è nei riti o nelle tecniche salvezza, c'è salvezza nelle opere di bene. Questo vorrei chiarire. Purtroppo in internet si sente di tutto, di più, di pseudo extraterrestri, non fanno nomi, non faccio nomi per non offendere nessuno, ma ci sono un sacco di pseudo maestri cosmici, un sacco di pseudo contattisti, un sacco di pseudo messaggi che vendono salvezza a buon mercato. L'unica verità che c'è oggi è che gli extraterrestri sono gli angeli di Cristo. Quindi in tutti quei messaggi dove non si parla di amore, di impegno, di sacrificio e del giudizio severo che l'umanità, a cui l'umanità verrà sottoposta, sono falsi. Quindi benvenga il sound healing, ma se inserito in una vita di impegno, se no non serve a niente. Poi l'altra domanda era quella di Aratra. Aratra è il nome di un altro padre, di un altro sistema solare, precisamente delle Pleiadi, che però ha, diciamo così, un certo legame col nostro padre che si chiama Adonai. Vorrei ricordare che gli egiziani dicevano che dalle Pleiadi arriva la saggezza, e le Pleiadi in tutte le antiche culture del mondo rivestono un grande ruolo, perché da lì arrivano i maestri spirituali della terra, vengono da lì i nostri maestri principali spirituali. Vengono, ovviamente non mi sto riferendo a Cristo, ma molti maestri spirituali vengono dalle Pleiadi. C'è una certa, diciamo, un legame parentale, o se vogliamo usare un termine, ma giusto per capirci, simbiotico, tra questo padre che si chiama, questa stirpe che si chiama Aratra, e la stirpe di Adonai. Formano quasi un'unica famiglia, c'è un legame profondo. E da Zeta Reticoli chi arriva? Babbo Natale. Ci sarebbe ancora un'altra domanda. Ci sarebbe ancora Reticoli. Scusate la battuta. Da Zeta Reticoli, secondo l'esperienza dei coniugi Barney e Betty Hill negli anni 60, verrebbero degli extraterrestri. Ma se voi andate a vedervi gli identikit fatti da questi coniugi, Barney e Betty Hill, dove Barney era un uomo di pelle nera e Betty era una donna di pelle bianca, quindi una coppia scandalosa per quegli anni di razzismo sviscerato negli Stati Uniti, questi coniugi disegnano i volti degli esseri e non sono i grigi, quindi ci sono un sacco di distorsioni e di fesserie in ciò che si sa e si dice su questa razza qui. Quello che so io è che i grigi sono robot biologici. Ci sono due razze, diciamo così, autoctone, quindi dotate di spirito, che potremmo definire simili ai grigi, ma sono alti, non sono quei piccolini bassetti. Quelli sono robot biologici che fanno i lavori, diciamo così, sporchi, nel senso che sono quelli che hanno la maggiore vicinanza al mondo materiale umano, ma sono alle dirette dipendenze degli esseri solari e sicuramente non fanno tutte quelle porcherie che falsi studiosi e falsi ricercatori dicono che fanno: rapimenti, stupri, ibridazioni, eccetera eccetera eccetera. Se lavori genetici fanno questi esseri è per migliorare una razza ormai sul viale del tramonto, una razza inquinata, morta e priva di valori. Quindi tutti gli interventi che fanno i grigi
ma anche i popoli cosmici umani simili a noi sono interventi per migliorare la razza o interventi di sondaggio per vedere l'inquinamento del nostro corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da Zeta Reticuli venivano quegli esseri che hanno prelevato e poi rilasciato Barney e Betty Hill. Andate a cercarvi la storia, la trovate su internet. Tra l'altro vorrei anche dire che fino alla fine degli anni 70 non si parla mai dei grigi, si parla sempre solo ed esclusivamente di extraterrestri umani. I grigi incominciano a venire come mito, diciamo così, soprattutto orrorifico, dagli Stati Uniti d'America, che sicuramente sono tra le nazioni al mondo che hanno più da perdere nel caso di una rivelazione sulla vera realtà degli extraterrestri. Bene, allora scusami Antonella, abbiamo ancora un paio di domande e poi dopo diamo in chiusura. Antonella? Sì, ti sentiamo Rosario. Ecco, no, mi è arrivata dopo perché ci sono tre domande. La prima dice, ringraziano Ugo e Antonella. E dice, posso fare una domanda? Se posso, vorrei sapere cosa pensa Pier Giorgio delle tecnologie ARP e della guerra climatica, incluso il progetto Monsanto e gli OGM. Poi c'è uno di Andrea che dice, i due profeti dell'Apocalisse sono già sulla Terra e chi possono essere? E l'ultima domanda è, cosa pensa del caso Billy Meyer, in quanto ha detto che gli extraterrestri non hanno a che fare con le religioni, invece non è così per i suoi videomontaggi. Questo è Daniele. Queste tre rispondiamo, sì. E poi dopo Antonella andiamo in chiusura. Sì, poi vorrei, perché non ho capito bene la seconda domanda, se me la ripetete. Allora, il sistema ARP, OGM, eccetera, eccetera, assolutamente sì, sono delle cose che esistono, sono vere, ma vorrei ricordare che la supremazia tecnologico operativa degli extraterrestri non ha rivali, sono formiche che si stanno contrapponendo a una mandria di elefanti, quindi verranno schiacciati senza colpo ferire. Non c'è nessuna possibilità che l'essere umano abbia di vincere una guerra con gli extraterrestri, nemmeno inizia la guerra con gli extraterrestri, basta che loro atterrano e hanno vinto senza sparare un colpo. Detto questo, ovviamente il potere, che non è che capisce, anche se si vedessero tutte le mie conferenze e tutte le conferenze di ricercatori che, come me, Giorgio Bongiovanni o Eugenio eccetera, che parlano di queste cose, non ci credono, pensano che sono stupidaggini e che c'è qualcosa che gli extraterrestri non riescono a fare, che quindi ancora non hanno conquistato il mondo, perché non lo capiscono, ma loro non credono a questi discorsi di spiritualità, di nuova era, non ci credono perché la loro testa non concepisce semplicemente questi valori. Quindi ci provano a dominare il mondo, ma hanno già perso. E comunque, nel caso usassero questi sistemi su vasta scala a un livello tale da mettere a rischio l'intera sopravvivenza umana, gli extraterrestri interverrebbero subito, come comunque fanno tutti i santi giorni, per impedire che questo avvenga. Però è vero, esistono, ci sono, siamo inquinati dai sistemi ARP, cercano di fare la guerra climatica, è vero che la Monsanto e tutti gli altri hanno quei piani lì, insomma, è vero, ma è un piano umano che non ha nessunissima possibilità di vincere una guerra con gli extraterrestri, e ripeto, anche sul piano umano hanno perso, perché nessuno di questi delinquenti ormai è in grado di contrapporsi allo strapotere di Russia e Cina. Non ce la fanno più, sono già morti e sono molto preoccupati e impauriti, perché lo sanno, ma non lo dicono, perché se lo dicessero perderebbero il primato sulla società, ovviamente non lo dicono, quindi nascondono queste cose. Perfetto. Poi la seconda domanda, me la ricordate per cortesia? Sì, la seconda domanda è, i due profeti dell'Apocalisse Enoch e Elia, sono già sulla Terra, e sono sulla Terra anche tutti gli apostoli di Cristo e tutti i discepoli di Cristo e tutti coloro che 2000 anni fa lo hanno amato e servito, perché nel momento del suo ritorno tutti devono essere presenti quando lui si manifesterà su questo mondo. Chi siano Enoch, Elia, Scila e Tabita non lo posso dire, anche perché in parte non lo so.
Comunque si faranno vedere questi qui, perché faranno delle cose sul palcoscenico del mondo, quindi tutto il mondo vedrà la loro azione e capirà che sono loro. Ma okay. Siamo nel tempo, siamo vicinissimi all'ultimo tempo dei due testimoni, Enoch ed Elia. Vicinissimi. Perfetto. Allora, l'ultima domanda. Sì, Bill Cosa Mayer. Penso di Mayer? Penso che è stato un caso assolutamente vero, con materiale straordinario, ormai amplissimamente superato dalla favolosa esperienza di Antonio Urzi, che ha prodotto veramente di tutto, oltre qualsiasi limite di qualsiasi altro contattista. Nessuno ha prodotto il materiale visivo, fotografico che hanno prodotto i coniugi Antonio e Simona Sibilla, Antonio Urzi e Simona Sibilla. Quindi l'esperienza di Mayer è vera, ma dal mio punto di vista è finita non proprio bene, in una situazione dove ha fatto delle cose che non sono tanto positive, poi con un messaggio che è un messaggio assolutamente assurdo, incoerente, senza vero respiro cosmico spirituale. È la mia opinione. Non se ne abbiano male se mi stanno ascoltando seguaci di Billy Mayer. Io sono un ricercatore, ho conosciuto alcune persone del loro gruppo e, per diciamo così, rispetto, non voglio dire altro. Ho conosciuto anche un figlio di Billy Mayer, Methusalem Mayer, l'ho conosciuto di persona, ha vissuto qui da noi nelle Marche, quindi sappiamo molte cose su quello che accade intorno a Billy Mayer. Però un caso vero, purtroppo, come in tanti altri casi di contattismo e anche di veggenza, il diavolo è scatenato e spesso riesce a vincere questi operatori che comunque hanno dei ruoli estremamente scomodi e difficili da portare avanti. Bene, quindi spezzo una lancia a loro favore, perché comunque non è facile, non è, questa società è terribile, quindi persone che portano questi valori, questa conoscenza, addirittura delle prove fisiche, si scontrano col potere. Vorrei ricordare che lo stesso Eugenio Siragusa fu incarcerato, si tentò di ucciderlo perché era scomodo, perché divulgava i piani del potere. Se andiamo a leggere i messaggi che Eugenio scrisse durante la corsa alla conquista della Luna, c'era un batti e ribatti tra quello che i militari segretamente mettevano in atto con la NASA e i messaggi di Eugenio, che lì, scusatemi la parolaccia, sputtanavano, al punto che alla fine, nonostante i reiterati messaggi di ammonimento degli extraterrestri, ci hanno dato un calcione nel sedere e sulla Luna non ci siamo più andati, perché abbiamo fatto veramente delle cose innominabili, e addirittura sull'Apollo 13 avevano messo a bordo una bomba atomica da far esplodere sulla Luna. Quindi dei pazzi scatenati, dei fuori di testa. Ma infatti si dice qui sott'occhio un messaggio che fu dato dagli extraterrestri dal grande contattista George Adamski: se l'uomo vuole vivere senza catastrofi, deve amare il suo prossimo come se stesso. Il creatore non vuole che l'umanità si rivolga contro se stessa nella crudeltà e nel massacro indiscriminato. Vedete bene quanto i messaggi dei veri contattisti collimano gli uni con gli altri. Va bene. Pier Giorgio, noi purtroppo siamo giunti al termine inesorabilmente, come al solito, parleremmo ore e ore con te. Va bene, dobbiamo accontentarci per questa volta. Come sempre ti strappiamo la promessa di un prossimo tuo intervento durante una delle nostre trasmissioni, perché come vedi riesci sempre a scatenare, a scuotere le anime, e questo è esattamente quello che serve in questo momento. Quindi noi ti ringraziamo tanto. Antonella, una brevissima, questo messaggio scritto negli anni 50 da George Adamski, senti un po' quanto è attuale, lo trovate nel libro A bordo dei dischi volanti di George Adamski. Dice l'extraterrestre: era stato inoltre predetto che quando verrà il momento le razze scure del mondo si leveranno e chiederanno di avere diritto al rispetto e alla sorte degli uomini liberi, negati loro per tanto tempo da voi che avete la pelle più chiara. Non è forse l'esodo massivo che sta avvenendo adesso sulle nostre coste? E lo dicono gli extraterrestri nei primissimi anni 50. Quindi quando un messaggio si manifesta dopo nella cronaca quotidiana a distanza di decenni, mi sembra che è il segno provato che quella storia e quel contatto erano veritieri.
Perfetto, Grazie, grazie a te, Giorgio. io voglio ricordare il tuo indirizzo, piergiorgiocheria@gmail.com, nel caso in cui i nostri ascoltatori vogliano inviarti quell'email di cui parlavi poc'anzi, Sì, poi magari. per poter usufruire della cultura che tu metti a disposizione gratuitamente, lo ricordiamo. Bene, grazie mille Pier Giorgio, grazie davvero per aver partecipato a questa nostra trasmissione. Ti auguriamo buon lavoro. Vuoi ricordarci i tuoi imminenti prossimi appuntamenti? Allora, questa domenica sarò a Gubbio, dove ho un seminario, parlerò della legge cosmica, il karma e la reincarnazione, legge importantissima che noi dobbiamo conoscere per apportare quei dovuti correttivi e migliorare la qualità del nostro esistere e della nostra consapevolezza. Poi a ottobre sarò, se non erro, vicino a Modena, a Carpi, dove ho un altro seminario. E comunque trovate i miei appuntamenti sulle mie pagine Facebook, basta che digitate Pier Giorgio Caria Facebook e vi comparirà tutto. Oppure scrivetemi una mail, a quella che tu hai già dato, Antonella, e do tutti i riferimenti, o anche una newsletter per chi si vuole iscrivere, dove mando notizie, i miei appuntamenti, materiale, eccetera, eccetera. Quindi se siete interessati, se mi volete fare domande, se volete restare in contatto o addirittura incontrarci negli eventi pubblici, sono come sempre a disposizione. E ricordiamo anche il tuo canale YouTube PierGiorgioCaria59, Sì, dove un appunto. canale dove ci sono un sacco di conferenze, quindi si può approfondire molto di tutti i discorsi e di tanti altri che abbiamo toccato oggi. Benissimo, grazie ancora Pier Giorgio della tua partecipazione e a presto Un naturalmente. abbraccio cosmico. Un abbraccio cosmico a voi, carissimi amici, a tutti coloro che amabilmente hanno ascoltato questo programma. Insomma, in bocca al lupo. A Ciao tutti noi. Giorgio, Pier A tutti noi. Giorgio. Ciao Pier Giorgio, da parte di Saiuz di Rosario. Ciao. Grazie Rosario, un abbraccione, un saluto anche a Moreno e a Massimo Bonella. Ok. Ciao. Allora, Ciao. Rosario, mi sa che noi proprio siamo con la spada di Damocle sulla testa, vero? Sì, pochi minuti e la regia dà l'out. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 per Osservatorio Antimafia. Ritroveremo in quella circostanza anche Massimo Bonella, ritroveremo te Rosario. Buona cena, ci sentiamo alle 22 sempre qui su Saiuz Web Network. A più tardi. A più tardi, ciao. Ciao.